Siamo con il cappellano dell'ospedale Agnelli di Pinerolo, Don Beppe Rizzi. Siamo all'interno della cappella dell'ospedale. Abbiamo prima dovuto sottostare giustamente ai controlli per accedere all'interno dell'ospedale, come prevede il protocollo. Perché Don Beppe Rizzi? Per sentire da lui, che è un religioso, un sacerdote cattolico, come si respira questi momenti così difficili all'interno dell'ospedale. L'atmosfera non è delle migliori, ovviamente. È un piccolo ospedale, non ha grossissimi problemi, almeno da quello che riesco a capire un po' stando in questi ambienti. Però c'è tanta paura, la gente vive veramente terrorizzata, ci sono già tanti casi, oggi abbiamo avuto altri due decessi, forse uno, ma credo due. Capite che la situazione non è tra le più felici, e questa è una cosa che condividiamo con tutto il paese. Ma i decessi sono legati al coronavirus? Uno certamente, probabilmente anche l'altro. Persone anziane, e come ha detto il Presidente della Repubblica, ci stiamo privando di una fetta importante della nostra popolazione anziana, che è un tassello importante per far crescere bene i nostri giovani. Qualche idiota, permettetemi il termine, ridicolizza il fatto che siano gli anziani a morire, l'INPS gongola su questo, ma di fatto è grave la situazione su questo, veramente sta andando via una parte importante. Pinerolo nel suo piccolo ambiente sta vivendo anche questo disagio, un po' tutte le nostre, i nostri paesi vivono questo momento difficile, dove uno, due, tre, quattro casi, Pinerolo è un centro più grande. Qui l'ospedale vive questa esigenza forte. Il personale è bravo, preparato, e ha difficoltà ovviamente perché i turni sono tanti, sono lunghi, però non sento da nessuna parte, ecco, lamentele di nessun genere. Ecco, il conforto della fede, della preghiera. Ci sono ancora pazienti o familiari che bussano alla porta del padre e chiedono una supplica, il conforto religioso da parte del cappellano. Qui in cappella passa parecchia gente, chi si ferma a pregare, a invocare, se possiamo dirne una parola mantenendo le giuste distanze. Nei reparti non ci permettono di entrare, In tutti i in reparti? tutti i In reparti, questo periodo di coronavirus? ed è naturale. Sto aspettando, ecco, di incontrare il direttore sanitario per poter implorare, anche se è il caso, di chiedere un diritto. Come il personale medico ha il diritto di curare i corpi, credo che anche noi cappellani abbiamo il diritto di curare lo spirito. E lo sappiamo bene, non stiamo certamente, come dire, scoprendo l'acqua calda. La fede, per chi ce l'ha, aiuta molto anche il corpo. Quindi, il paziente che è malato, e non si sente abbandonato può trovare anche un motivo in più. Visto che non può essere visitato da parenti, amici, la figura del cappellano risulta importante. E voglio chiedere ancora e insistere perché questo possa avvenire. Con tutte le precauzioni, sto dicendo anche ai vari primari che ho contattato, datemi tutte le sicurezze anche come vestirmi nel vestiario, no? Purché possa fare qualcosa per loro. Noi preti viviamo questo disagio, attualmente le nostre parrocchie sono chiuse, non abbiamo più possibilità di incontrare nessuno dei nostri fedeli. Se anche l'ospedale ci preclude questo diritto, viene meno un po' la fiducia in tutto, specialmente nella Chiesa, perché poi si fa in fretta a additare la Chiesa come lontana, mentre noi tentiamo in tutti i modi di avvicinarci. Con rispetto delle leggi del governo, ovviamente, però lo ripeto, come c'è un diritto alla salute fisica, c'è anche un diritto alla salute spirituale. E dopo tutto questo che ci siamo detti, comunque vogliamo uscire da questa nostra cappella non sconfortati, ma sicuri che il Signore benedice le nostre vite. Lo dicevo stamattina in un reparto, mi hanno chiamato a benedire le azioni di un reparto, non di ammalati. Ecco,
Dio si manifesta attraverso l'opera di ciascuno di noi. Può essere personale sanitario, può essere chiunque si adoperi in qualunque modo, anche portando la spesa al vicino di casa. Dio resta sempre con noi. Siamo fiduciosi e invochiamo la benedizione dell'Altissimo.